Ciao ragazzi, mi dispiace essere qua a riprendervi. Mi dispiace essere di nuovo qua a riprendervi, perché ovviamente è un po' un dispiacere vedere questi ragazzi, queste persone che sono senza lavoro. Ma non... dall'altra volta, la protesta dell'altra volta di lunedì, non c'è nessuna buona nuova, è sempre così la situazione? La protesta purtroppo ha fatto solo rumore, e non ci siamo fermati lì, noi siamo andati a protestare anche alla PAM centrale a Spinea. E ci hanno detto la stessa cosa, purtroppo di fronte a questa situazione noi non ci fermiamo, perché abbiamo bisogno delle risposte, e purtroppo le risposte per noi non sono ancora arrivate, quindi oggi saremo qui sotto il comune a protestare e domenica saremo davanti alla PAM di Chioggia col comitato di quartiere a protestare ancora, perché qualcuno si faccia avanti a darsi qualche offerta, qualcosa che muova un po' le acque. Noi anche in questo campo mettiamo anche il sindaco, che ci ha promesso di darci un aiuto, e speriamo venga a darci un aiuto domenica. Senti una cosa, una domanda che questi giorni insomma ci si fa, ma com'è possibile che hanno un supermercato come la PAM, così grande, una posizione anche così centrale, così questo cartello, si sia trovata in così in... Questo cartello parla da solo. Ma senti, mi hanno detto, non so se è vero, che si paga 15.000 euro di affitto al mese, è possibile? Adesso io non so le cifre esattamente che paga la PAM, però probabilmente quello lì è la cifra che paga la PAM. Che voglio dire, è un po' strana questa situazione così di... Purtroppo, ripeto, l'ho detto anche l'altra volta, da quando la PAM ha aperto Sottomarina è stata la più grossa concorrente nostra, noi ci ha lasciato andare e siamo abbandonati a noi stessi purtroppo. Vabbè. Speriamo bene, ma che sono i tuoi colleghi con noi. Ciao.